Buongiorno a tutti. Siamo tutti stanchi dopo una mattinata così lunga, interessante, piena di contenuti, ma vi chiedo un momento di attenzione perché il mio intervento avrà un taglio completamente diverso. Io, pur avendo una laurea in giurisprudenza, ho deciso di metterle in un cassetto e di continuare l'attività di mio padre, quella dell'artigiano. Io con i miei fratelli sono titolare di una piccola falegnameria, ma insieme a loro ho dato continuità a un progetto importante e comunque ho quattro dipendenti, quattro famiglie che vivono con me. Io ho deciso di intervenire perché sento la necessità di dare voce a questa categoria. Una categoria che, e parto dall'affermazione fatta da Cesare Damiano, che prima diceva: noi PD rappresentiamo gli artigiani e la piccola impresa. Ecco, io voglio lanciare un allarme. La sensazione non è questa, perché i piccoli imprenditori e gli artigiani si sentono abbandonati, si sentono abbandonati a loro stessi e non si sentono rappresentati. Voglio darvi solo alcuni dati. Nel 2011 le imprese che hanno chiuso i battenti per fallimento sono state 11.615. In Italia 50.000 persone addette al mondo dell'artigianato e della piccola impresa hanno perso il posto di lavoro. Difficoltà queste che sappiamo tutti, il 2012 poi si sta delineando in un modo ancora più drammatico e non possiamo più continuare a parlare di crisi e basta, ma dobbiamo attrezzarci perché dobbiamo essere consapevoli che questa crisi durerà almeno per ancora 10 anni, perché io ho il polso della situazione, faccio attività in CNA, quindi tutti i giorni sono a contatto con gli imprenditori, con i piccoli artigiani, e la situazione è veramente disperata. Difficoltà che dipendono da molti fattori, questa mattina ne sono stati citati tantissimi: la stretta creditizia, il problema del sistema bancario, i ritardi nei pagamenti, e qui mi richiamo un attimino a quello che dicevano i sindaci, il problema del patto di stabilità, soprattutto il grosso problema del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, perché oggi i suicidi ci sono, ma non perché si hanno i debiti, perché si hanno i crediti e non si riescono a riscuotere. Io vi porto un esempio: nella mia provincia, Massa Carrara, e questo l'ho vissuto perché mi trovavo qualche giorno fa vicino a un imprenditore edile, un impresario, ma di quelli che salgono sul ponte e che comunque danno la calce, non l'impresario che sta seduto a guardare i libri in ufficio. Gli squillava continuamente il telefono, lo guardava e diceva: il direttore di banca, non rispondo. Dopo qualche giorno ci siamo rivisti e mi ha detto: sai che cosa è successo? La mia fattura che avevo emesso all'ASL, bancabile per 120 giorni, perché noi sappiamo che le fatture sono bancabili per 120 giorni, è andata insoluta sul conto, perché oggi l'ASL di Massa Carrara paga 632 giorni. 632 giorni. Cosa è successo? La moglie è andata in banca, ha chiesto il libretto degli assegni e il direttore molto elegantemente si è affacciato dalla porta e ha detto: no, il libretto a lei no, venga con me. Gli hanno bloccato i conti, è in sofferenza, non riesce a pagare i DURC, gli F24, e quindi non riesce ad avere il DURC, di conseguenza sta fallendo. Questa è la situazione, quindi io ho chiesto di intervenire perché mi sento in dovere di portare questa voce, che purtroppo spesso non riesce a trovare degli spazi. Non è vero che il Partito Democratico sta rappresentando le istanze dei piccoli artigiani e dei piccoli imprenditori, perché questo non succede, almeno la sensazione non c'è. Quindi noi abbiamo il dovere di ricostruire questo legame con questo mondo, perché ricordiamoci che il 95% dell'economia italiana è tenuta in piedi da noi. Da noi è tenuta in piedi. Io in questi giorni di dibattito, di relazioni interessantissime, di interventi importanti, ho avuto una sensazione che la realtà
e la politica stanno viaggiando su due binari paralleli, ma che non si stanno incrociando. Quindi, se non troveremo il modo per far incrociare politica e realtà, mondo reale, non andremo molto lontano. Non andremo molto lontano. Io in questo periodo mi sto anche così impegnando nella campagna elettorale. A Carrara noi abbiamo le elezioni amministrative, quindi stiamo lavorando anche per la campagna elettorale. Vi assicuro che diventa molto, molto difficile in un territorio dove il tasso di disoccupazione ormai sfiora l'11%, dove la disoccupazione giovanile è a livelli incredibili, proprio dati da profondo sud, e dove nessuno interviene. La gente mi sta dicendo: ma che differenza c'è tra voi e gli altri? Queste sono le domande che mi... Io a volte mi trovo in grossa difficoltà nel rispondere. Qual è la differenza tra noi e gli altri? Me lo sto domandando. Ci sono delle differenze? Tiriamole fuori. Cominciamo a lavorare affinché queste differenze effettivamente si vedano e si possano comunicare agli altri e si possa dire che noi siamo diversi, perché noi teniamo e proteggiamo quei piccoli, quelli che non hanno voce, perché questo è il nostro compito, questo è il nostro dovere. Quindi io dico e termino, anche se mi ero preparata a un intervento un po' più articolato e complesso, ma avevo bisogno solo di far passare questo messaggio. Io dico che il Partito Democratico ha le potenzialità per come è nato ed è l'unico, non dimentichiamocelo, sintesi di culture che hanno scritto la Costituzione e hanno fatto l'Italia moderna. Quindi svegliamoci perché i tempi supplementari ormai stanno per scadere e dopo il governo dei professori torneremo noi, politica, ma non so quanti superstiti ritroveremo. Grazie.